Bentornati ragazzi, allora ovviamente come era pronosticabile, test, proprio test, come era facilmente pronosticabile ragazzi, la volta Vai di precedente. sopra e parla con Jason prima che mi venga da vomitare a guardarti. Ah, diciamo non mi ha salvato. I tuoi. Dunque ha salvato fino all'entrata qua, quindi mi sono perso tutto il tragitto qua dentro, tutta la chiacchiera che mi sono fatto col Jason, quindi però quantomeno la partita esiste ancora. C'è stato un crash critico, devo cercare Jason, devo... No, fermi. Devo farmi dire insomma che c'è una missione nei sotterranei, mi deve dare la chiave per ammazzare un po' di schifi nei sotterranei. Cerchiamo sto Jason. Sono contento che la partita non si sia corrotta, perlomeno. Salve. Allora, ridimmi tutto, forza. Non ci... Sappiamo già, nel senso non... Eccoci. Adesso. Andiamo a seccare sti schifi. Sta gente con la pelle azzurra nel seminterrato. Facciamo una salvata al volo. Ale. Bene. Ragazzi, c'è stato un crash critico veramente terribile. Mi era sparito il mouse la volta scorsa. Ho dovuto terminare la live a... prima. Ma dove si... Dovuto interrompere la live, proprio mozzarla in due, la live, la registrazione. Perché proprio non era possibile più fare nulla. Ah, ok, effettivamente. Ecco qua, devo ammazzare una serie di questi Nightkin, che sono di... Di super mutanti, non manco brutti, cioè, sono ben fatti, sembrano tipo pupazzetti di giocattoli, sembrano. Ah, così stiamo messi qua. Vai, ammazziamo sti schifi. È un Volt, no, non è un Volt, però effettivamente quella porta sembra simil Volt. Allora, salve. Permette qualcuno? Mamma mia, raga! Mamma mia, raga, ma i jumpscare... I jumpscare terrificanti. Mortacci vostri. Ma terribili. Ah, perché usano, adorano lo stealth, boy. Ho capito. Easy così. Quasi quasi l'adoro pure io, scusate, eh. Proviamoci. Ale. Raga, tutta l'aria di essere un Volt questo qua. Ricordatemi un po' cosa che devo fare qua dentro. Allora. Scusa, la missione qual è? Varie aiuto, cioè, anzi, così. Allora, sbrassati di Nightkin nello scantinato. Sono un coglione invece di curarmi. Vabbè, questo qua sono morto come uno stronzo. Cioè, non mi fa manco troppo rosicare. Prima invece con quei cani vipera, la precedente gameplay, ho rosicato. Perché sì, ho rosicato.
Perché là non, qua sono morto con uno stronzo, mi prendo le mie responsabilità, insomma. Allora, e invece qua. Allora, proviamo a cambiare arma, ma niente, ho deciso così. Oggetti, armi. Vediamo un po'. Proviamo questo, va. Munizie tradizionali, vediamo. Cos'è, Hunter? Abbiamo un visitatore. Beh, bel ragazzetto. Un assassino più facile. Io dico uccidilo, Hunter, per sicurezza. Che bella, bella grafica. Ok. Sì, vabbè, questo è pure bipolare. Vieni con me, va. Ciao, umano. Perché tu venuto qui? Allora, tutto bene, sembri strano. Ho il controllo delle mie facoltà. Ma sei fortissimo. Il controllo delle mie truppe. Hunter mi guida in tutte le cose, come io guido la mia gente. Cazzarola, ma sei proprio forte, oh. Chi è Hunter? Chi è Hunter? Chi è Hunter? Stai calmo. Hunter, l'umano chiede di te. Cosa gli dico? Va bene. Sì, certo. Chi è Hunter? Non importante per te. Hunter vuole tu tratti con me. E trattiamo. Hunter è il teschio di bramino laggiù? Dacci un taglio, umano. Sul serio. Ultimo avvertimento. Allora, chi sei di preciso? Io sono devoto ad Hunter. Ma prima di Hunter? Davison. Vieni con me, va. Capitano, una volta. Cognome Davison. Nome... non ricordo. Comandavo una truppa di Nightkin, l'elite del maestro. Grande onore, molto orgoglioso. È successo qualcosa. Giravamo nel deserto. Vita senza maestro era dura. Le menti degli altri diventano strane, diventano pazzi. Ma poi ho trovato per noi nuovo maestro. Ho trovato Hunter. Puoi venire con me? Da allora tutto va molto bene. Bene. Forse posso aiutarti. Bene. Hunter ci ha portato qui per un motivo. Quale? Bella estetica c'ha questo pupazzo. Bene. Un pezzo di carta. Fattura di spedizione. Fattura di spedizione. Centinaia di stealth boy mandati qui tanto tempo fa. Ti serve la fattura o gli stealth boy? Devono essere nella stanza, quella dove non abbiamo cercato ancora, quella dove non possiamo cercare. Perché non puoi perquisire l'ultima stanza? Un ghoul, ma non soffice come gli altri. Questo ghoul è duro. Credevo che Hunter avesse detto: manda la mia gente nella stanza. Ma tre sono morti. Ghoul è ottimo tiratore e mette anche trappole. Non si può fare. Capisco che ho sentito male Hunter. Allora chiudo a chiave porta per tenere fuori gente. Se hai ghoul di piano di sopra, non ti posso aiutare. Mi dica cosa fare. Poi vieni tu. Hunter dice: tu sei soluzione.
Troverò gli stealth boy per te se la tua gente lascerà questo posto. Sì. Antler dice che ce ne andremo da qui non appena abbiamo Stealth Boy. Lascia che ti dia chiave. Antler mi ha fatto chiudere porta. Ghoul dentro non aspetta un umano. Forse non ti sparerà, o forse sì. Va bene. È molto figo, può venire con me, scusi. Io mo rubo Hunter qua. Allora. Ma i tuoi colleghi mo mi continuano a rompere i coglioni? Ah, molto bene. Su, vieni a prenderlo, idiota. Harland. Ehi, non sei una di quelle cose che stanno là fuori. Chi diavolo sei? Mi ha mandato Jason per eliminare i demoni. Scommetto che ti ha detto che è il creatore a volere che rischi la Sono pelle tutti al matti posto qua, sono suo, tutti matti qua. vero? Bene, buona fortuna. Ti darei una mano, ma è meglio di no. Anche se sembro un Ma sta in ottima cadavere, forma. Sì. sono ancora vivo. Come sei finito intrappolato qui? Per prima cosa, non sono in trappola. È stata una scelta tattica, ok? Va Non bene. ho le forze per affrontare quello che c'è là fuori. Per questo ho trovato una buona posizione e la sto difendendo. Va bene. Sì, funziona. Ma ti vogliono prendere in giro. Sono in Vogliono? trappola. Sono Arlan. Piacere di conoscerti. Piacere mio, signor Ecco Arlan. quello che è successo. Stavo scortando delle persone al lavoro quando quelle cose ci hanno attaccati. Gran parte degli scontri si sono svolti di sopra, ma alcuni in preda al panico si sono diretti verso lo scantinato e io li ho C'è una brutta seguiti. Ma situazione in qua. realtà quei bastardi erano più numerosi di sotto che al piano superiore e la situazione è degenerata rapidamente. Non riuscivo a trovare gli altri. Quindi mi sono ritirato in questa camera e ho creato questa piccola area di morte. Stai Fine arruccato. della storia. Non sembri come gli altri gol del gruppo di Bright. Penso che dal vestito si capisca, no? Non ho mai creduto a quel feticcio con quell'abito e tutta quella merda. Ci si sente soli in una zona contaminata, sai? Beh, Non c'è certo. bisogno che ti dica che nel gruppo di Bright ci sono delle belle ghoul. Ma Oppure avrei dovuto dirtelo. magari vi piacciono più In le ogni umane che le caso, li ho aiutati e loro mi hanno fornito munizioni e una piacevole compagnia. Come hai fatto a sopravvivere? Non ho gusti Buone. raffinati. Mangio scarafaggi radioattivi per le proteine. Bevo la condensa delle tubazioni e faccio i miei bisogni. Quell'angolo non è che sia il massimo della comodità. Come posso aiutarti a uscire da questa stanza? Ah, bene, sei molto educato. Te lo darò. Se fosse solo una questione tra me e te, farei quello che mi chiedi, ma purtroppo non è così. Ero con un'amica quando quei mutanti bastardi sono sboccati fuori dal nulla. Lei era terrorizzata e ha iniziato a correre nella direzione sbagliata, verso lo scantinato. Probabilmente è morta, ma non me ne andrò fino a quando non ne avrò la certezza. La cercherei io stesso, ma non durerei più di un minuto lì fuori. Tu invece sembri più Quindi, intraprendente. allora. Trova la mia amica e vi toglierò dai piedi. Quindi, ragazzi, quindi.
Il tuo amico, ma è diventato amico, non è più amica. Grazie. Fammi sapere cosa scopri. Quindi, ragazzi, allora. Mi auguro che stia bene. Quindi, io devo cercare l'amica del suo tizio. In modo che lui se ne possa andare. Una volta risolta questa, i super mutanti azzurri possono entrare qua dentro e recuperare lo Stealth Boy. Lo scorta di Stealth Boy. Una volta recuperati, se ne possono andare da qui. Ok? Una volta ammazzato, cioè sbarazzati di questi super mutanti, i Gold del piano di sopra se ne vanno tendenzialmente. Nel senso che, possono risolvere il problema con. Sì, ho capito. Possono arrivare nella loro città promessa. Insomma, nella loro. Possono adempiere al loro destino messianico, d'accordo? In modo che la città che ha problemi con i Ghoul ferali non abbia più questo problema, perché non scappano più. Perché questi Ghoul ferali vengono, come dire, vanno per la loro strada, insomma, la loro. Adempiono al loro destino messianico. Non era veramente necessario, te lo dico, insomma. E quindi, raga, tutto questo, insomma. E non credo funzionerà fino in fondo tutta sta faccenda. Cioè, qualcosa dovrà andare storto. Non è possibile che effettivamente andrà così, insomma. Troppo incazzettata. Intanto mi sono preso una fucilettata nel. Porca troia. Nello stomaco. Questo è quanto. Riparazione 45, tu dici, eh? Vabbè. Yippie. Sta diventando complicatissima sta missione. Allora. Ma no, no, fermo. Come non detto, come non detto. Ok. Allora. Cerchiamo sta amico imprigionato. Occhio, mi faccio aiutare. Perché no? Allora.
Allora, dove dovrebbe stare questo amico Goul? Yippie. Come ha fatto a vedermi? Ok. Ok, dovrebbe stare in prigione questo. Dove sono le prigioni però? Sono quelle? Yippie. Vediamo un attimo. Via. Vedi la robetta che ci sta qua. Dove sta quel goal? Già. Ok. Ok, possiamo andarci. Quindi non è servito a niente, va bene. Torniamo da Arland. Tornarland. Qua c'è qualcosa, vediamo.
la mia amica. Ferbalgo, sì, purtroppo. Ho capito. Risparmiami i dettagli. Va bene. Dannazione, quella furfante mi mancherà. Il suo sorriso giallo. Ma sei un romanticone? Hai fatto la tua parte e io farò la mia. Dai un'occhiata qui intorno se vuoi. Io me la darò a gambe dalla parte superiore. Va bene, ciao. Allora, dove sono sti stealth boy? Ciao, eh. Ci vediamo in giro. Ok, catino di tutto il posto di lavoro, va bene. Ah, ok. Vi stiamo risparmiando di diventare due casse di apparecchi denominati Stealth Boy. Vi stiamo rimandando, ok. In base alla polizza di carico, ogni cassa contiene 12 dozzine 144 di apparecchi. A causa di un errore di stato dipendente, non mio, una cassa è stata aperta e mancano 5 Stealth Boy. Mi dispiace cordialmente. Ok. Va bene. Mi crederà? Buona. Ora non voglio sapere dove che cagava questo qua, alla fine. In realtà sto un po' cercando un mucchio di merda da qualche parte, ma non c'è. Vabbè. Mi crederà? Bello spadone questo c'ha. Antler canta per Stealth Boy. Hai trovato loro? No, non ci sono Stealth Boy in questo edificio. Bugiardo! La fattura diceva Stealth Boy qui. Antler l'ha letta a me. I Stealth Boy sono stati mandati qui per errori poi restituiti. Ma nota fattura diceva Stealth Boy erano qui. Perché nota non può essere vera? Cosa? Antler? Ma umano potrebbe mentire. Rubare gli Stealth Boy per sé. Oh, Antler. Ti fidi così facile? Ti fidi così facile? Tuo giorno fortunato, umano. Antler ti crede. Nightkin seguiranno nuova nota per trovare gli Stealth Boy. Conviene essere là. Ci vediamo là allora. Ok. Ciao Nightkin. Anche questo è fantola. Stronzo di merda, vi ammazzo. Ok. Dove si esce da questo luogo di merda? Sì. Non è qua. C'è un avvertimento, un morto per terra. Si esce da qua, mi confermate? Su, levatevi dai coglioni, su. Allora, stop un secondo, Voi non vi accorgerete di niente. Allora. Pronti. Quindi questa è fatta, andiamo da quell'amico, dall'amico Jason e gli diciamo carne di cane, carne di volpe. Stavo cadendo come uno stronzo. Forcina. Vabbè.
Yippie. Ok. Va bene. Sì, vabbè. Come si esce da questo luogo? In realtà devo risalire su, apparentemente, credo. Sì. No. Favore, vendetemi qualcosa, cioè datemi un mercante, per favore. Ale! Allora, signor Jason, vi devo dare ottime notizie. Cappellino da festa, tu dici. Jason. La strada è libera. Per Bacco. Allora, i demoni se ne sono andati. Intanto... Chi sei? Sono Jason Bright, il profeta del grande. Sì. Il tuo cognome è Bright, buffo. Un nome carico di significato, no? Era mio. Perché lei è luminescente? Così, anche prima della grande guerra. Il creatore scrive davvero il destino di ognuno di noi. Beh, cos'è il grande viaggio? Vogliamo abbandonare la barbarie della zona contaminata, soprattutto la violenza e il fanatismo degli umani che vi abitano. Il creatore ha promesso al mio gregge una nuova terra, un luogo sicuro e confortante. Ma chi è sto creatore? Duro nel farbio. Quando comparvero i demoni, i preparativi per il grande viaggio erano quasi al termine. Cos'è questo far biondo? L'ho visto solo di sfuggita nelle visioni, Girovago. Ma ciò che ho visto è davvero miracoloso. È un luogo di luce e tranquillità. E dentro di me so che il mio gregge è lì. È una bomba atomica, un'esplosione nucleare. Ok. Chi è l'umano che mi ha fatto entrare innanzitutto? Ti riferisci a Chris? Immagino che tu non abbia avuto molta fortuna se hai provato a dirgli che... Capirai. La prima volta che lo vedi parlammo della stessa cosa, con gli stessi scarsi risultati. Crede di essere uno di noi. Presto capimmo che Chris era un dono del creatore. Sì, buonanotte. È fondamentale per la riuscita del grande viaggio. I demoni se ne sono andati, demoni. Sia lodato il creatore. E che tu sia benedetto, Girovago. Via libera. Attraverserò lo scantinato con il mio gregge. Qual è il luogo sacro? Spero che verrai a trovarci, Girovago. C'è molto da fare. E no, fa vedere, va. No, a vedere che succede. Di corsa addirittura. A sto punto sono curioso, cos'è il luogo sacro? Ma correte velocissimi, ragazzi. Ma siete veramente una setta, raga. Per carità di Dio, ma poi correte velocissimi. Io pure voglio correre così. No, raga, basta, però. Basta con questi crash, per favore. Ve lo chiedo per favore. Bethesda non si smentisce mai.
pure un po' di sonno, ragazzi, vai. Bethesda abilità. Continua. Ah. Cioè non c'ho parole, raga. Quando siete comodi, eh. Pure. E dai, è su. E stiamo a tre cadute di seguito, eh? Mi sembra eccessivo. Non fa mai sperare, raga. Dove stiamo andando, raga? Dove è sparito quello, scusami? Sì, vabbè, non parla così, però mi metti in ansia. Ho aspettato per parlare con te un'ultima volta prima di scendere nella zona di lancio. Voglio dirti che ricorderemo per l'eternità il modo in cui... Ah, proprio prendete un razzo e ve ne andate. All'inizio del grande viaggio. Su me esplodete per aria. I preparativi sono quasi finiti, ma mancano ancora alcuni componenti essenziali dei razzi che ci porteranno verso la salvezza. Girovago, se vuoi ancora aiutarci, parla con Chris. Gli dirà cosa manca. Non vedo perché no. Girovago, non sappiamo come ringraziarti. Il tuo arrivo è stato una benedizione. Non ti dimenticheremo mai. Davvero farete il vostro grande viaggio a bordo di quei razzi? Sì. I razzi ci porteranno nella terra promessa del Far Beyond. Le visioni l'hanno confermato più volte. Ma quei razzi funzionano? Quei razzi catapulteranno te e la tua flotta diritto per terra. Capisco le tue remore, amico, e ti ringrazio per esserti espresso. Ma la volontà del creatore si è manifestata. Beh, allora, parliamo di Chris. Dopo ciò che hai fatto per lui, ti meriti di sapere tutto. Quando Chris venne da noi, cercammo di convincerlo della sua natura umana, ma riuscimmo solo a farlo infuriare. Sembrava perso. Decidemmo di farlo restare con noi per alcuni giorni e ci rendemmo conto che le sue abilità tecniche erano molto superiori alle nostre. Era chiaro che era stato inviato dal creatore affinché ci garantisse la riuscita del grande viaggio. Fu altrettanto chiaro che Chris doveva lavorare nella beata ignoranza del suo essere umano e della sua incapacità di intraprendere il viaggio. Non è un caso che due umani siano stati essenziali per la riuscita. Non è un caso, non è un caso.
Sono convinto che il creatore abbia mandato te e Chris a espiare i peccati commessi dalla vostra razza contro la mia. Siete due. Ma a parte che siamo la stessa razza, tanto che comincia. Quindi lasci indietro Chris? Questa è la volontà del creatore. Per mezzo di visioni mi ha detto che se Chris ci accompagnasse, non sopravvivrebbe che pochi minuti. Ah, ma quindi andate in un posto radiazione. La zona di lancio lo ucciderebbero in pochi minuti. La radioattività infatti. Di Far Beyond è molto più forte. Infatti. Hai usato Chris, è riprovevole. È la volontà del creatore. E io devo obbedire. Non siamo in malafede. Se potessimo lo porteremmo con noi. Ma quei razzi sembrano finti. Arrivederci. Non sappiamo come ringraziare. Ok, allora, devo parlare con Chris. Salve. Jason dice che devo aiutarti con le ultime operazioni necessarie per lanciare il grande viaggio. Che ci fai qui? Sono il tecnico ufficiale degli adepti. Sono sempre stato bravo con le macchine. Jason dice che il grande viaggio non sarebbe possibile senza di me. Certo, le mie capacità non servono a molto se non ho i materiali giusti. Per questo ho bisogno di te. Perché non ti lasciano lavorare giù alla rampa di lancio? Quando mi sono unito agli adepti, Jason mi ha detto chiaramente che voleva supervisionassi le riparazioni e non che me ne occupassi personalmente. Sprecherei il mio talento se lavorassi su un solo sistema alla volta. Da quassù te sono riuscito a tenere sotto controllo l'intero progetto. Le reazioni ti ucciderebbero, Chris, perché sei un umano. Pensavo che ci fossimo lasciati tutto alle spalle, pelle liscia. Ma non puoi proprio resistere al desiderio di darmi fastidio. Fastidio. Così tipico degli umani. Anch'io sono stato un umano un tempo, lo sai, vero? Sono cresciuto nel Vault 34, a nord-est di qui. Si può dire che abbia ricevuto una buona educazione, se ti piacciono i fucili d'assalto e le esercitazioni al poligono. Ma se preferisci le macchine che non sparano alle persone, allora puoi considerarla una pessima educazione. Chi dovrebbe mantenere il reattore del Vault? Hauser? Mitchell? No, forse Aversam. Adora le macchine. Ad Aversam non dispiacerà essere irradiato o diventare un mutante. Brutto com'è, Aversam non si preoccuperà certo di perdere i capelli dopo qualche anno. Non c'è connessione, Aversam. Ma di che stai parlando? Vabbè. Hai lasciato il tuo volto perché stai diventando calvo. Calvo? Sono calvo, pelle liscia? Sono un mostro. Un mostro! Non ti fideresti di un gol, vero? Ho capito il tuo piano, pelle liscia. Non cadrò nella tua trappola. Puoi chiaramente vedere che sono io stesso un ghoul. Non puoi mettermi contro la mia gente. Non ho capito cosa volevo fare. Quindi il grande viaggio si farà con quei razzi? Ovviamente. Ci sono voluti mesi. Ma nuovo. Quasi rimessi a nuovo. Presto ci porteranno al Far Beyond. Sì, da uomo di scienza ero scettico all'inizio, ma Jason ne è sicuro e io gli credo. Come posso aiutare? Mi mancava poco per finire il lavoro sui missili quando abbiamo dovuto nasconderci al piano superiore. Mancavano due componenti, una parte di agente detonante isotopo 239 e un set di moduli di controllo della spinta. L'agente detonante è altamente radioattivo e decade rapidamente. Per questo non possiamo usare i bidoni che perdevano sulla piattaforma di lancio. Non è più abbastanza potente. Devi trovarmi un contenitore di agente detonante intatto e protetto. Per quanto riguarda i moduli di controllo della spinta, sono stati costruiti appositamente per questi missili. Non potrebbero partire senza. Troverò l'agente incendiario. Molto bene. Non ne serve una grossa quantità. Da 2 a 3 litri vanno più che bene. Cosa ne faccio di questi razzi souvenir? La roba dentro brilla. Sì, è isotopo 239. Bene. E ce n'è abbastanza per lanciare i missili. Adesso non mancano che i moduli di controllo della spinta. Puoi darmi suggerimenti per la cosa che sto facendo ora? Repcon è stata saccheggiata così tante volte dagli sciacalli
Che è difficile dire dove salteranno fuori i componenti. Se salteranno fuori, Jason ha parlato di rovine di una fabbrica est altamente radioattive. Devo muovermi. Ciao. Ok, posso uscire rapidamente da questo luogo di merda? Ecco, sì, ottimo. Va bene. Andiamo. Allora. Dunque. Allora, carne vicina. Ok, comprensione. Facciamo questo. Ok. Pronti. Gagliardo, raga? Gagliardo. Se non si incagliasse spesso e volentieri. Bethesda maledetta, guarda. Maledetti! Dimmi che si passa da qua. Avessi un jetpack. Ci fosse un jetpack. Ci fosse. Se ci fosse un jetpack. Io voglio forse notte mi devo muovere. Micidiale st'arma. Più che micidiali queste sono scarse. Però sei velocissima a caricare veramente un comando. Ok. Lo splendente, questo non ci voleva. Male. Molto male. Lo splendente è sempre pessimo. Allora.
Però non è così splendente, c'è da dire, eh. Che scarso, raga, porca troia. Scarsissimo. Arriviamoci. Comunque un'ottima arma questa. Allora. Vabbè. Puteanna meglio. Ratto d'Alpla. Thank you.
Andiamo a cercare sto... Ma a proposito, scusa, ma non è che posso fare un viaggio rapido? No, sono arrivato ormai. Ale. Mucchio di rottare di Gibson. Mel Gibson, proprio lui. Ciao, Miyari. Basura. Colmillo. Garage di Gibson. Oh, quello è posto accogliente. Si levi lei, scusi. Salve. Anziana signora Gibson. Sì, ma sta tranquillo. Salve, sono la vecchia signora Gibson. Ti dici vecchia da sola? Mi chiamano. Vendo un po' di tutto e sono anche piuttosto brava ad aggiustare le cose. Io ho delle dipendenze. Probabilmente hai notato il grande edificio a nord. Quello è Helios One. È gestito dalla RNC. Quindi è off limits per i prospettori. I prospettori. Hai dei moduli di controllo della propulsione del rep con il magazzino? Non è il caso che abbia dei moduli per la propulsione, ma sono costosi. Barattiamo. Andiamo 500 tappi. Abbassa il prezzo, non so cose che si vedono facilmente. Oh, non lo sapevo. Capitano molte persone dirette a New Vegas. Un po' di sconto per una brava persona. Oh, a modo tuo ci sai fare, credo. Comunque non cambio idea sul prezzo di quelle parti. Sono 500 tappi, ecco qui. È un piacere fare affari con te. Ma allora, senta, no, avrei bisogno di altre situazioni. Fammi dire cosa è. Bisogno di riparare qualcosa. Cosa sai di Helios 1? Da quello che ho sentito, la confraternita d'acciaio. Oh, per la prima volta sentiamo parlare di confraternita d'acciaio. Glielo sottraesse. Non so chi fu a iniziare a sparare. Quando tutto finì, la confraternita con tutte le sue armi e armature stravaganti venne messa in fuga. Nessuno ne ha più sentito parlare da allora. Allora, perché ti chiamano la vecchia signora Gibson? Beh, ti darò un aiutino. Prima mi chiamavano solo Gibson. Spero che tu riesca a immaginare da solo. Ma me stai a batti pezzi, chiedo, eh? Sinceramente non mi interessa. Vivere a lungo oggigiorno è una vera impresa. Resta da vedere se finirò per morire in pace nel mio letto. Ma fammi vedere cosa hai da vendere. Allora, voglio indietro i miei tappi, te lo dico, quindi ti vendo qualunque cosa. Armi. Allora, 1, 2. Fucile laser. Questo. Bah. I love you. Ok. Queste, tutte queste monnezze te le prendi. Ok. Basta. È un piacere fare. Fai attenzione. A lei. Ma posso rimettermi? Posso dormire, no? Per carità di Dio. Allora.
Vai. Allora, vediamo se riusciamo a farli partire sti goal e fare il disastro. No. Regà. Che strazio. Ce lo facciamo in 10 minuti? In 8 minuti? Vediamo. Softworks. Eccoci. Allora. Salvataggio rapido. Prova. C'era l'uscita. Ha fatto un salto. Oddio, speriamo che non mi ha corrotto niente. Mamma mia, regà, ma perché fa sto servizio? Strazio. Ok, la terza volta ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo di far partire sti stronzi. Hai trovato i componenti di cui abbiamo parlato? Valgo. Certo. E sembrano in con quello che ho pagato. I razzi sono pronti a partire, giusto? Sì, dirò a Jason che il grande viaggio può iniziare. Abbiamo tutto quello che serve per lanciare i missili, Jason. Il grande viaggio può iniziare! Riunitevi tutti, che il creatore guidi le mie parole e mi aiuti a parlare con sincerità. Il creatore onnipotente ha deciso di rispondere alle nostre preghiere. È giunto il momento di salire sui razzi e iniziare il grande viaggio. Ma sono delle scatolette di tonno, sti razzi. Ma dove hanno austo? Ma il creatore ha voluto darci altri. Il viaggio che ci attende sarebbe stato impossibile senza l'intercessione di due umani. Un amico di vecchia data e un compagno nuovo. Perché guardate verso di qua? Ringraziamo il nostro nuovo amico con la promessa di non dimenticare mai come allontanò dal nostro cammino i demoni che cercavano di boicottare il nostro viaggio. Mm. Ma a Chris dobbiamo qualcosa di più. Chris, è grazie a te che il grande viaggio è diventato realtà. D'ora in poi sarai ricordato come il santo del grande viaggio. Non ti dimenticheremo mai. Ti prego di perdonarci, Chris, e dandoti la nostra benedizione, ti chiediamo di donarci la tua. Cercatori, prendete posto sui razzi. Il grande viaggio ci aspetta. Andiamo verso la terra promessa. Il Far Beyond. Mm. Hey. 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 Salgono effettivamente sui razzi o... No, mi pare che si stanno a fargli affrirlo. L'hai sentito? Santo cielo, hai sempre avuto ragione. Ma come fai a esserne convinto improvviso? Non sono un ghoul. Mi stavano solo usando. Ti prenderebbero se potessero, Chris, ma moriresti. E morire sarebbe peggio di questo? Usato e buttato via come della spazzatura. Ti veneranno come un santo, Chris. Oh. Così ho salvato il genere umano, vero? Che stronzata! Beh, il genere umano non mi sopporta! Non è vero, Chris, sei a posto. C'è un piccolo paese che si chiama Novak in fondo alla strada, vai là. Di nuovo tra gli umani, è questo che intendi? Credo che sia la mia unica possibilità. Forse le cose andranno diversamente stavolta.
Non sono mai stato un santo prima. Non riesco a credere che sto accettando, ma facciamo una prova. Vai a lanciare i tuoi missili, io sto andando a Novak. Vabbè, un altro loro ben svolto, andiamo a vedere questi missili, va. 5. Vediamo quante volte mi faranno uscire prima. Mi faranno crashare il gioco prima di farmi uscire. Vediamo, eh. Ok. Che imbarcata, ragazzi. Che imbarcazzi. Basta farmi fare i caricamenti che poi crollo. Ah, attenzione. Allora, ah, cioè devo lanciare io? Ah. Quindi, quindi eventualmente avrei potuto modificargli la rotta. Fighissimo, peccato. Peccato. Addirittura. Queste esplodono per aria, raga. La cavalcata delle Valchirie addirittura. Sono circolate abbastanza notizie del tuo ottimo operato per renderti credibile. Ma cioè, ha funzionato veramente? Missione completata, vola con me. Figo. Uno dei tre razzi sta andato particolarmente vicino alla Terra e a noi. Però figo che c'è stato poi il l'onda del suono che è arrivato più tardi. Fighissimo. Ok, ragazzi. Allora. Fatto. Figo, molto figo. Va bene, ragazzi. È stato veramente un piacere questa missione, devo dire. Salva. Novak, amato addirittura. No, quindi ho fatto il giro. No, anzi, vi dirò. Vi saluto, ragazzi, da questa visuale. Una cosa al volo. Volevo spostare la videocamera. La mettiamo in alto a destra. Ok, va bene ragazzi, è stato veramente un piacere con questa visuale incredibile, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima avventura.